Toscana bella e buona di Simona Bellocci. Le donne, gli uomini, i prodotti della nostra terra. C'è un fiore che sboccia a maggio e che con i suoi colori arricchisce la tavolozza variegata della campagna toscana. Questo fiore è il giaggiolo, il simbolo di Firenze che campeggia orgoglioso sullo stemma della città. Quel fiore che cresce spontaneamente da sempre sulle colline e intorno alla Valle dell'Arno oggi torna protagonista anche della produzione. Sono circa 200 i produttori dell'Associazione Toscana Giaggiolo impegnati per costruire intorno al simbolo cittadino un vero e proprio marchio identitario. Tra loro c'è Leonardo Manetti, che oltre al vino coltiva anche il fiore di Firenze, una produzione che stava cadendo in disuso. Il giaggiolo alla fine è il simbolo di Firenze. Nell'Ottocento forse era più importante il giaggiolo del vino. Poi ovviamente il vino da un punto di vista commerciale diventava molto più importante e quindi ha preso il sopravvento nella zona. 4 anni fa ho deciso di dedicare al giaggiolo un intero campo. Negli ultimi anni la regione toscana si sta portando avanti un progetto di filiera importante perché si sta cercando di arrivare al prodotto finito, alla distillazione del prodotto del giaggiolo che finora veniva portato tutto in Francia. E questo appunto è importante per noi per avere quel valore aggiunto che oggi è necessario per fare agricoltura. Dunque produrre e tornare a distillare tutto in Toscana. E non solo, adesso l'obiettivo è quello di creare un brand legato al giaggiolo di Firenze, intorno al quale costruire anche itinerari turistici. In fondo ciò che è stato fatto con la lavanda e con lo stesso vino insegna. Ed a proposito di vino, Leonardo Manetti mi racconta anche del suo amore per la poesia che lo lega fin dall'adolescenza al Chianti. L'ispirazione arriva dal paesaggio della sua terra, dalla vita contadina, dal tempo scandito dai ritmi della natura, da quelle tradizioni che i toscani si ritrovano nel DNA. Questa è terra dei vecchi poeti contadini, loro cantavano in ottava rima. Io ho la fortuna di vivere tutti i giorni a contatto con la terra e forse la poesia mi ha chiamato. Ed ecco quella terra, quella campagna, quei campi che diventano dolci versi. Vino, un paesaggio nato dal sudore, si alterna a fitti boschi. Taciturne braccia di sacrifici offrono colori e detti. Armoniose, su file vicini, viti distese dall'uomo. Un frutto chiamato uva meraviglia quando diventa vino. Nasce sotto il cielo, cresce dentro un tino. Tu giochi se lo bevi, canta e danzi mentre piove. Si chiama narrazione, si chiama racconto di una terra. Leonardo ha trovato nella poesia il modo per raccontare il vino e per distinguersi con grande sincerità. In fondo anche questo è marketing. Marketing autentico, senza troppi stratagemmi, ma che agisce sulla purezza del sentimento che Leonardo Manetti prova per il Chianti e per ciò che questo territorio produce. Fin da quando ero piccolo, lavoravo a contatto con la terra e avevo bisogno appunto di scrivere questi pensieri che mi venivano a affidarli a un foglio. Alla fine poi la poesia la puoi ritrovare insomma nel paesaggio intorno a noi, la puoi ritrovare in un bicchiere di vino, la puoi ritrovare anche nella convivialità di un pranzo, ma anche forse anche nella semplicità e dell'umiltà di una terra. Ecco, forse in questo è davvero poesia. La sua terra, la sua greve, Leonardo la descrive in un solo verso nella poesia Vino. Il verso recita: un paesaggio nato dal sudore. Badate bene, sono poche parole che mettono insieme il ruolo dei contadini di ieri e di quelli di oggi, che idealmente contribuiscono a rendere eterna la bellezza del Chianti classico. Leonardo poi mi dice che è la vita contadina che ti fa innamorare della vita stessa. Ho riscoperto l'arcobaleno, mi confessa, i fiori nei prati e l'odore di un profumo. E in questa confessione si ritrova un valore inestimabile che si chiama qualità della vita. Quella che regala da sempre una terra a misura d'uomo, ieri e anche oggi, nella contemporaneità. Questa era Toscana bella e buona. Ascolta le altre puntate nei nostri podcast e seguici su intoscana.it.